Sentivo Silvestri Campomarino da qualche giorno in zona rossa, adesso anche diversi comuni del Basso Molise. Qual è la situazione in generale? Cosa bisogna fare adesso? Beh, diciamo che noi quello che dovevamo fare l'abbiamo già fatto perché è una settimana che siamo già in zona rossa, quindi stiamo facendo i controlli, stiamo organizzando attività di natura diversa, come ad esempio uno screening di massa che inizierà domani, inoltre con i vertici ASREM locali abbiamo dato una sede per i medici della USCA, uno screening di massa che inizierà domani, martedì 9, e inoltre una sede per i medici della USCA presso Campomarino Lido, dove è la sede normalmente della Guardia Medica Estiva. Preoccupa anche la variante, l'ASREM sta studiando questa nuova mutazione del virus. Sappiamo che l'ASREM, la regione, diciamo, stanno indagando questa variazione e hanno interessato anche l'Istituto Zooprofilattico che sta appunto analizzando i campioni dei tamponi eseguiti. Sì, La cittadinanza c'è preoccupazione. c'è molta preoccupazione perché il virus è molto, molto aggressivo, dal punto di vista della virulenza è molto forte, ecco, quindi è molto aggressivo e pone molta preoccupazione nei nuclei familiari dove c'è un contagiato. Sarà anche un coordinamento tra i vari comuni adesso in zona rossa e già stato Sì. predisposto qualche lavoro. Sì, ieri, prima ancora che venisse dichiarata la zona rossa, ci siamo collegati un po' i comuni limitrofi a Campomarino, un po' tutti quelli dell'ambito sociale, diciamo, che fa capo a Termoli, proprio per cercare un'unione di intenti nel coordinare le attività. Poi è sovraggiunta la zona rossa e quindi adesso, diciamo, chiaramente è molto più agevole da un punto di vista coordinare queste attività, limitare lo spostamento delle persone e cercare di contenere l'espandersi del virus.